Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale o bentornati. Se siete nuovi qui, io sono Celeste. Quest'oggi faremo una pratica di yoga dedicata agli alberi. Quindi nello yoga il simbolo dell'albero è molto importante, per diverse ragioni. Quindi cercheremo di connetterci quest'oggi a questo simbolo, a questa sensazione di radicamento, ok, delle nostre basi. Quindi cercheremo sempre di sentire i nostri piedi o le nostre mani se sono a terra. E cercheremo dalla nostra base di sentire tutto il nostro corpo e di allungarci verso l'alto e quindi andare verso il cielo, verso la luce. Quindi cominceremo la nostra pratica in cima al centro del tappetino. Se potete, posizionate lo schermo di fianco a voi, proprio davanti al lato lungo, perché resteremo tutto il tempo verso questo lato del tappeto. Ci gireremo un po' di qua, un po' a sinistra, ma resteremo in questa posizione. Per cui, se siete pronti, cominciamo nella posizione della montagna. Separiamo un pochino le dita dei piedi, allunghiamo le dita delle mani giù verso terra, chiudiamo gli occhi se ce la sentiamo. Spingiamo i nostri piedi contro il pavimento e dalla nostra base sentiamo il corpo che si attiva su verso l'alto, la testa che sale verso il cielo. Immaginiamo delle radici che dai piedi si sviluppano sotto di noi, che ci radicano a terra. Osserviamo e con una base ben salda e solida abbiamo la possibilità di crescere. Restiamo qua ancora qualche respiro. Dei bei respiri profondi. Osserviamo inspirando adesso, solleviamo le braccia su verso l'alto e espiriamo mani al nostro cuore. Ancora due volte. Inspiriamo braccia su, apriamo il petto e espiriamo mani al cuore. Inspiriamo braccia su e espiro, portiamo le mani davanti a noi. Uniamo i piedi, gli alluci si toccano, intrecciamo tutte le dita tranne gli indici e allunghiamo le braccia su verso l'alto, compattiamo tutto il corpo, stringiamo i glutei e le cosce, ci allunghiamo sollevando le spalle. Da qui allungo laterale, portiamo il bacino leggermente a sinistra, le mani verso destra senza crollare, ma ci allunghiamo il più possibile. Restiamo tre respiri in ogni posizione. Risaliamo su con controllo e andiamo verso sinistra. Osserviamo trovate dei respiri profondi. Risaliamo inspirando, espiro cactus. Apriamo i gomiti, portiamo indietro le scapole, il petto sale. Inspiriamo, mani su, intrecciamo le dita di nuovo, ripetiamo l'allungo laterale, veniamo verso sinistra, respiriamo qua. Risaliamo al centro, andiamo verso destra. Risaliamo su, espiriamo cactus, pieghiamo i gomiti. Inspiriamo, braccio al cielo e ci pieghiamo nella pinza. Portiamo giù le mani, rilassiamo la testa verso terra, restiamo qua un momento. Possiamo muovere un pochino il bacino, scuotere la testa e le spalle. Inspiriamo, allunghiamo un po' la schiena verso avanti e poi separiamo i piedi, veniamo in prasarita. Quindi i piedi sono un po' larghi rispetto alla distanza del bacino. E di nuovo rilassiamo la testa giù, la facciamo cadere verso il pavimento. Non abbiamo peso sulle mani, solo sui piedi. Ricordatevi quelle radici, spingiamo i piedi giù, il bacino sale verso l'alto. Adesso il coccige a salire verso il cielo, mentre la testa diventa pesante. Inspiriamo, scimmia, distendiamo, appoggiamo la mano destra sotto il nostro viso, la mano sinistra alla lombare, ruotiamo le spalle per una torsione.
Ci ricordiamo di premere la nostra base giù, quindi le piante dei piedi, la mano destra, ruotiamo il petto e poi solleviamo forse il braccio sinistro verso l'alto. Questo diventa il nostro ramo, solleviamo le dita della mano verso il cielo. Facciamo a cambio, mano sinistra viene giù, mano destra alla lombare, cominciamo ruotando le spalle, teniamo il bacino in posizione, premendo i glutei indietro e forse solleviamo sul braccio. E potete notare che un lato è diverso dall'altro. Osserviamo queste differenze con curiosità. Abbassiamo poi la mano, apriamo le punte dei piedi verso fuori, talloni verso l'interno, deapieghiamo le ginocchia, solleviamo le braccia su verso l'alto, respiriamo qua con le ginocchia piegate che guardano verso le punte dei piedi. Benissimo. Estendiamo le gambe, ci apriamo verso destra, la punta del piede destro va di lato, piede sinistro torna parallelo al lato corto. Andiamo nel triangolo, allunghiamo la mano verso le avanti, sopra il piede destro e poi rovesciamo le braccia. Respiriamo qua, premiamo il dorso della mano contro la caviglia o contro il polpaccio, l'altra va su verso il cielo. Molto bene. Abbasseremo poi la mano sinistra giù verso la destra. Pieghiamo il ginocchio destro e saliamo su guerriero 1. Premiamo i piedi, solleviamo le spalle sopra il bacino, il petto guarda verso il ginocchio destro e solleviamo le braccia su. Ci apriamo da qua nel guerriero 2. Braccio sinistro viene indietro, le mani sopra i piedi, forse separiamo un po' di più la distanza della nostra base. Continuiamo a radicare le nostre radici, continuiamo a premere giù. Più solida la base, meglio riusciamo ad esprimere il resto del corpo. Allunghiamo le dita. Inspiriamo guerriero pacifico. E espiriamo Dea, quindi torniamo al centro, pieghiamo le ginocchia e solleviamo le braccia su verso l'alto. Rilassiamo le spalle. Torniamo poi su, andiamo nel triangolo verso l'altro lato del tappetino, verso sinistra. Apriamo il piede sinistro, l'altro viene chiuso leggermente. Le anche vengono un po' indietro. Ci allunghiamo avanti e poi rovesciamo le braccia. Le teniamo su un'unica linea. Il nostro tronco, il nostro centro è forte, ma flessibile al tempo stesso. Possiamo guardare sia a terra che su, verso l'alto. Ora portiamo la mano destra giù, solo come transizione, pieghiamo il ginocchio sinistro, lasciate che il piede posteriore si aggiusti, saliamo guerriero 1. Il bacino si rivolge verso il ginocchio sinistro. Respiriamo qua. Ci apriamo poi guerriero 2. Quindi apriamo il petto, le braccia e apriamo il piede posteriore un pochino di più, così da avere il bacino un pochino più aperto verso l'esterno. Mento verso la spalla sinistra. Inspiriamo guerriero pacifico. Ci allunghiamo indietro, mano appoggiata alla coscia o al polpaccio. Andiamo nella Dea, ritorniamo al centro, pieghiamo le ginocchia, portiamo le mani al cuore e da qua ci pieghiamo in avanti, mani a terra, prasarita, distendiamo le gambe, rilassiamo giù il capo.
Inspiriamo, scimmia, distendiamo. Torsione, mano destra sotto il viso, mano sinistra alla lombare, ruotiamo il petto, forse solleviamo il braccio, gambe forti. Ritorniamo giù, andiamo dall'altra parte. Mano può fermarsi alla lombare o può sollevarsi il braccio verso il soffitto. O meglio, verso il cielo. Riportiamo giù la mano. Da qua avvicineremo i piedi uno verso l'altro. Facciamo tacco punta, sentiamo il passaggio tra le punte dei piedi e i talloni. Portiamo i piedi sotto di noi, tornando nella pinza, e la costelliamo su nella montagna di nuovo. Spalle si rilassano giù, inspiro braccia al cielo, e espiriamo mani al cuore. Andiamo ora nella posizione dell'albero, non poteva mancare, quindi apriamo il ginocchio verso l'esterno, poggiamo il piede o al polpaccio oppure alla coscia, spingiamo bene il piede contro la gamba, troviamo un punto fermo su cui concentrare la nostra attenzione. Solleviamo poi le braccia sopra la nostra testa. La base spinge giù. Il tronco è forte, flessibile e i rami si allungano verso la luce, verso l'alto. Cerchiamo di sentire le nostre dita, cerchiamo di percepire l'aria con i polpastrelli. Ci allunghiamo adesso lateralmente, portiamo il gomito destro alla coscia destra, andiamo a fare il salice piangente. Il bacino si sposta un po' a sinistra, il braccio viene sopra e oltre e la mano può ricadere oltre la testa. Ritorniamo su, sciogliamo la posa, portiamo il piede giù a terra e potete creare dei piccoli cerchi con la caviglia per massaggiarla e farla riposare. Poggiamo di nuovo il piede giù, mano al cuore. Un respiro profondo. Solleviamo poi il ginocchio sinistro, andiamo dall'altra parte. Piede viene alla coscia oppure al polpaccio, dove preferite. Allunghiamo poi le braccia su al cielo. Vogliamo aprire il ginocchio verso l'esterno, usiamo il gluteo, la forza della coscia e del gluteo per ruotare. Ci allunghiamo con le mani verso l'alto. Espiriamo, salice piangente, portiamo l'avambraccio, il gomito alla coscia, attenzione a questa transizione, il braccio viene sopra e oltre, dobbiamo allungare il bacino un pochino a destra. Create le foglie con le vostre dita. Mantenete lo sguardo fermo. Risaliamo su, mani al cuore, appoggiamo giù il piede. Prendiamo un respiro. E da qua ci sediamo a terra, proviamo a farlo senza l'uso delle mani. Incrociamo i piedi, veniamo giù. Teniamo le mani al nostro cuore, pollici che sfiorano lo sterno. Restiamo un momento qua in meditazione. Sentiamo la nostra base radicarsi giù a terra. Il bacino, fonte di nutrimento. E solleviamo il capo su verso l'alto. Ci immaginiamo parte dell'albero. Immaginiamo l'aria, il vento sfiorare la chioma. Restiamo immobili.
cominciamo ora a sfregare le mani davanti a noi. Creiamo calore ed energia fra i palmi. Portiamo le mani al nostro cuore, prendiamo un respiro. E concludiamo la pratica insieme con un ultimo respiro insieme. Solleviamo le braccia verso l'alto, inspirando. Espiro, uniamo i palmi davanti al nostro cuore. Grazie mille per aver praticato insieme a me. Spero che questa sequenza dedicata all'albero vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Se avete richieste, suggerimenti, scrivetemi, fatemelo sapere. E se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo. Cliccate sulla campanella delle notifiche così da non perdervi tutte le nuove lezioni che vi proporrò. Noi ci rivediamo prestissimo sul tappetino. Dal mio cuore al vostro, grazie.